Ciao, mi chiamo Bruna Ferrarese, vivo a Milano e mi occupo di consulenza organizzativa e di formazione legata a quelle che vengono definite soft skill, quindi tutte quelle competenze trasversali che tutte le figure professionali, quindi tutte le persone inserite nel mondo del lavoro, devono avere maturato e sviluppato, come la capacità di comunicare, la capacità di negoziare, gestire conflitti, avere un approccio creativo, gestire riunioni, gestire i collaboratori. Il mio primo lavoro è stato come aiuto di segreteria in una associazione che si occupava di dirigenti di aziende commerciali, e questo primo lavoro è stato preziosissimo per imparare un segreto che poi mi sono portata per tutta la vita: essere curiosi, essere delle spugne che assorbono tutto quello che capita loro intorno, perché ogni aspetto può essere uno stimolo, un arricchimento e può essere poi riutilizzato in seguito nella propria vita. Uno dei momenti più importanti del mio percorso lavorativo si è verificato quando avevo 24 anni. Avevo già cambiato azienda 3 volte, quindi lavoravo al Touring Club Italiano, e una persona che lavorava come consulente, come formatrice, mi invitò ad affiancarla in occasione di un corso di formazione, dicendo che avevo le caratteristiche giuste per fare quel lavoro. E superato l'attacco di panico che, come potete immaginare, mi ha subito preso, ho vissuto quell'esperienza divertendomi tantissimo e apprezzandone la qualità. È diventato poi il mio lavoro principale. Migliorare l'autostima è possibile se innanzitutto si parte dal concetto che autostima non significa sopravvalutazione di sé, ma significa conoscenza di sé, delle proprie caratteristiche positive, dei propri talenti e delle qualità che invece vanno ancora perfezionate, quindi quelle che possono essere definite dei punti deboli. L'autostima io l'ho migliorata, la conoscenza di me l'ho migliorata, lavorando sull'ascolto, sulla capacità di esprimere i miei pensieri, le mie opinioni con assertività, quindi con un atteggiamento sempre sul piano io sono ok, tu sei ok, come insegna appunto l'assertività, attraverso la gestione delle critiche, intese come stimolo per migliorare, per crescere, la gestione degli apprezzamenti positivi e tutto quello che può essere collegato alla definizione degli obiettivi, perché l'obiettivo è la cosa che guida le nostre scelte, le nostre decisioni di ogni giorno. Ci vogliono 3 grandi qualità per fare un lavoro come quello che io sono riuscita a fare su me stessa: impegno, tenacia, determinazione, ma anche e soprattutto voglia di divertirsi nel lavoro che si fa, nel lavoro che si sceglie. E su tutto, come condimento, una grandissima, grandissima voglia di conoscere ed esplorare, quindi una grande curiosità. Ciao!